Entroterre in festival, ci sarà credo per la prima volta un vero e proprio festival qui ad Agira che sarà dal 2 al 5 di luglio e poi con una seconda fase tra il 6 e l'8 di agosto. Questo è il programma che noi abbiamo in mente di realizzare appunto in queste date con delle partecipazioni veramente notevoli dal punto di vista qualitativo, musicale, teatrale, cinematografico e quindi vi aspettiamo qui sempre a Casa Alborgo in quelle serate. Poi si comincerà sempre alle 19 per condividere anche un discorso diciamo culinario, gastronomico e poi la serata comincerà sempre alle 21. Giovedì sarà una serata tutta interamente dedicata ad Agira attraverso una serata particolarissima dove coinvolgeremo il pubblico a raccontarsi attraverso delle fotografie. Vedremo delle fotografie che riguardano Agira, il suo passato, i suoi personaggi, le sue feste, i suoi momenti migliori e le persone che saranno qui a condividere queste fotografie potranno dire la loro, quello che loro ricordano, quello che quelle fotografie rappresentano. Interventi diciamo musicali e di balletto e di ballo, scusate, folclorico da parte di Trinacria e la presentazione, diciamo la conduzione di Emanuele Parisi e Sofia Minni. Venerdì sera con uno trio spettacolare che esordisce per come è composto proprio qua ad Agira, Persefone Trio composto da Luigi Cinque, Lucilla Galeazzi e Fausto Mesolella, per esempio, per spiegare meglio ex Avion Travel, ma Luigi Cinque è un musicista che ha collaborato a livello mondiale veramente con i più grandi musicisti di musica etnica e non solo. Sabato sera, serata clou, avremo un recital della compagnia Isola Qua Sud di Catania che farà un recital molto divertente ma anche molto molto come dire toccante in certi punti e si andrà a chiudere con Nicolò Agliardi, cantautore, autore delle musiche e delle canzoni di Braccialetti Rossi, e lui è anche un autore rinomato perché ha scritto per Pausini, Eros Ramazzotti, Emma e tanti altri del nostro panorama musicale italiano, e quella sera ci sarà anche una sorpresa che non vi posso svelare. Domenica pomeriggio cominceremo con Slow Food che attraverso uno chef, Paolo Salvo Mangiapane, offrirà un menù molto particolare coadiuvato naturalmente dal nostro staff, a cominciare da Angela, la nostra cuoca, da Salvo che coordina tutto lo staff e tutti gli altri naturalmente, ma è una giornata dedicata alla gastronomia soprattutto, e in serata invece si torna nella fase spettacolare attraverso due concerti nella stessa sera, quella di Eleonora Bordonaro, cantante del gruppo dell'orchestra di Sparagna a Roma per l'Auditorium della Musica di Roma, e a chiudere una performance veramente non so come dire appassionata di Alfio Antico, grandissimo percussionista siciliano che usa ovviamente i suoi tamburi che costruisce spesso e volentieri e che suona in maniera magistrale. Entroterre in festival vuole proprio essere un passaggio concreto di quelle che poi invece in linea teorica, ma che spero presto saranno poi di fatto perseguite concretamente, sono delle progettualità che riguardano il territorio, che hanno la finalità attraverso la condivisione della comunità di creare dei veri e propri itinerari turistici. L'evento in sé serve a coinvolgere naturalmente gli abitanti di Agira, renderli anche consapevoli che si possono fare degli eventi di qualità con personaggi, artisti che arrivano da tutta Italia, dove la Sicilia sarà al centro, voglio dire, tematicamente parlando, e quindi io tengo a dire che quest'anno veramente con queste quattro giornate c'è l'occasione per condividere in questo splendido posto quattro serate davvero magiche, piene, dense di musica, teatro, cinema, letteratura, e ad agosto si riprenderà ovviamente con altri nomi che sveleremo poi prossimamente. Tra poco sarà disponibile anche il programma di queste prime quattro giornate di luglio.
Questo quindi è, diciamo, uno dei primi esperimenti, forse un progetto che potrebbe diventare un progetto pilota. Che tipo di ricaduta può avere sul turismo e poi anche ovviamente sull'economia di un borghetto come Agira? Guardi, io ho già parlato di turismo culturale. L'entroterra si propone come forte protagonista in questo senso. Tra l'altro, anche la regione siciliana ha da poco riconosciuto la tipologia dell'albergo diffuso come proposta turistica avanzata. Ad Agira, questo borgo è stato antesignano di questa proposta. Il sistema dell'albergo diffuso ha fortemente, come dire, è fortemente connotato dal fatto che è una proposta di tipo culturale, non è solo accoglienza stretta, secca, è un luogo che diventa opportunità di incontrare realtà esterne e farle incontrare con una comunità, una cultura radicata attraverso il raccontare in maniera ovviamente, come dire, articolata. Vedi per esempio l'evento di rapporto con gli artisti, l'evento di rapporti col territorio, e la possibilità di vivere dentro e relazionarsi anche con Agira, con tutto il suo passato estremamente denso di cultura. E questa dinamica è la proposta che è attenzionata da fruitori del turismo internazionale in maniera abbastanza piena, quindi è una proposta vincente dal punto di vista della cultura e dello sviluppo turistico del nostro territorio. E spero che tutto il territorio cominci a lavorare in questo senso, in modo tale che il territorio dell'entroterra diventi tutto una proposta per il turista che io preferisco chiamare viaggiatore, che viene nel luogo, in questo nostro entroterra, e viene a condividere assieme alla comunità un'esperienza di recupero della conoscenza e scambio di culture diverse e radicate. Questo è un territorio che offre di tutto, offre dal paesaggio con un paesaggio agrario ancora incontaminato per certi versi, e quindi che si offre a chi viene da fuori e chi viene da fuori proprio lo sa apprezzare e coglie la bellezza. Poi in un luogo come questo noi possiamo ancora di più apprezzarlo perché è un luogo, un nido delle aquile, potremmo dire. Inoltre, questo territorio si offre anche dal punto di vista storico, archeologico, e Agira particolarmente era una città in epoca greca, ma ad Agira addirittura sono state trovate le prime tracce degli uomini in Sicilia. Così come la storia di Agira è costellata durante tutti i secoli di grandi eventi e che chiaramente hanno lasciato anche molti monumenti interessanti. Gabriele, è un'iniziativa che avete sposato come privati, state portando avanti, sicuramente molto difficile sia dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista economico. Come vi state muovendo in questo senso? Ci rivolgiamo prevalentemente alle aziende private, questo con l'obiettivo di rafforzare quella che è la rete di sviluppo. La rete di sviluppo fra soggetti imprenditoriali, ma in particolar modo che credono in una forma di sviluppo territorializzata, ma che guardi un attimo allo sviluppo di tutti i territori dell'entroterra. Segmenti di natura economica diversi, dalla parte gastronomica alla parte culturale, alla parte dell'associazionismo, alla parte più a dei trasporti o comunque a tutto ciò che fa una rete che lega assieme un prodotto, che è il prodotto del turismo diverso. Questi stiamo cercando di metterli in rete per fargli capire che un elemento di propulsione è quello della progettualità. Se c'è qualche azienda che vuole aiutare il progetto Case al Borgo e quindi sponsorizzare questo evento o comunque anche gli eventi successivi che faranno parte del Festival Entroterra, come può mettersi in contatto con voi e dare il proprio apporto? Li chiamiamo partner perché con loro condividiamo tutto il programma, con loro condividiamo il budget di spesa, quindi in massima trasparenza, a loro diamo le opportunità magari per poter invitare i propri clienti, quindi diamo dei voucher, diamo delle possibilità di ingresso e quindi di condivisione con i propri clienti, i propri stakeholder, le persone con cui si riferiscono quotidianamente. Lo possono fare contattando la nostra struttura. Dico il numero fisso che è quello a cui che è sempre reperibile comunque 0935 691 565.
www.casalborgo.it è il nostro sito dove ci sono tracciate anche le poste elettroniche.